Ok ragazzi, abbiamo completato nel tour di livello, ci stiamo cimentando nei livelli che abbiamo già attraversato per completarli al 100%. Abbiamo completato la foresta d'estate, Baglume, Idoli, Isola degli Idoli, non mi ricordo più come si chiama, bene, comunque sia, cima, le spiagge del sole per completare al 100% la foresta d'estate, qui saltiamo il filmato che l'abbiamo già visto, poi ci tocca da completare le colline frattura. E l'osa ombrosa nel pianoro autunno. Sì, qui dobbiamo. Allora, come ho già detto nello scorso episodio, qui in Spyro 2, quando finisci un livello, devi. Oddio! Quando finisci un livello in Spyro 2, devi. Quando lo riattraversi, devi rifare praticamente il livello come se fosse la prima volta. Non è come in Spyro 3 che il livello è già completato quando una. Allora. Qui una delle sfide delle sfere, grazie per la fulminata, è quella di liberare le tartarughe. Intanto l'abbiamo già trovato nelle casse. Abbiamo già trovato una cassa in su livello, ce n'è una qua, erano 7 mi pare, 1, 2, 3. Poi ce n'erano alcune in alto, però serviva l'arrampicata, quindi non potevamo. Non potevamo quindi andare a salvarle. Poi le ultime due sfere sono un'unica sfida, cioè nel senso sono una. Cioè, sfida. Quella sfida numero 1 per sfida numero 2, ecco qui il terzo barile, sì, barile, cassa. Terzo, stavo dicendo, questo è volo, ecco, per la super, serve la super fiamma per. Salvare le tartarughe. Ok. 11. L'ultima sfida, le ultime due sfere invece sono dove c'era il pinguino in cima alla scala. E lì sono due sfere perché prima fai la sfida, poi la fai ancora più difficile. Usi potenziamento super fiamma per aprire le scatole, apri tutte le scatole per liberare le tartarughine. Ecco, 4 stelle di difficoltà. Perché il tempo è poco della fiamma. Una, ecco, era 7. Una era qua. 2. Tanto che ho preso le gemme. E oppure ma allora, intanto siamo a quante? 2, giusto? 2, 3. No, 1, 2, no, siamo a 3. Poi ci sono quelle due lì e poi penso che ci sia un altro qui più avanti. Ecco, questa cassa qui comunque si aggiungeva così. 4. 5. No, non all'inizio. No. Ma non faccio il tempo. Sì, ciao. Vado pure a sbattere contro il muro, vuoi che faccio il tempo a prendere la cassa. Vai, 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 sparo. Corri, 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 galoppa, 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 galoppa. La fine galoppa. Non contro il muro. 6, ne manca una. Forse qua all'inizio proprio. No, non era proprio qui. Ah, io penso, mi ricordavo che proprio ci fosse anche l'ultima qua proprio. Posso stare sulla tartaruga? Posso stare sulla tartaruga, che bello.
L'ultima allora è avanti, qui avanti. Scusa, sono andato a sbattere contro la fatta, contro Zoe, ops, scusa. Qui siamo alla fine intanto. Dov'è l'ultima cassa? Porca vacca, è qua l'ultima cassa. Era qui. Porca vacca, era lì a destra, ok, scusatemi. Allora, aspettate. Vai, 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 che adesso so dov'è, adesso so dov'è, adesso so dov'è. Veloce, spario. Sì, ciao, Vai, vai. Vai. Dritto, dritto, giù, giù. Ok. Veloce, 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 veloce. Ole. Davvero incredibile. Ti prego, accetta questo sacro oggetto magico come segno della nostra eterna gratitudine. Prego, Tanto ho trovato tutte le gemme intanto, giusto? E siamo a 60 sfere. No, non le ho trovate tutte, sono altre. Tutte. Ah, qua, ecco. Vedi qua. Come ho fatto a non vedere la prima volta che ho giocato? Veramente io le cose dell'erba non le vedo proprio. Un attimo ho pensato che si potesse spaccare la roccia. Ah, guarda, ecco come si può salire da qui, Ma come ho fatto a prendermi la striscia che è per terra, io ero in volo. Qua mi dici spazio. Qua. Ma che cazzo c'è di qua? Boh, intanto fuori probabilmente si riferisce a qualcosa che sta alla fine del livello, quindi noi ci dirigiamo alla fine del livello. A suon di carica. Aia! È brutto quando non posso caricare sempre. Ok, vediamo, c'è qualcosa qui? Sì, adesso c'è anche una farfallina. Qui sopra. Mannaggia, sti pinguini con la maschera da sub. Allora, qui ci sono le ultime due sfere. In cima a questa scala c'è un cuoco che vuole fare una zuppa con le nostre tartarughine. Che ne dici di arrampicarti lassù e fermarlo? Ricordo che era talmente difficile questa sfida che non ero riuscita a completarla questa sfida la prima volta che ho giocato. Tanto qui Sparks mi continua a indicare di là, ma cosa c'è? Ah, qui! Ecco, vedi, la piscina c'è. Ho tutte le gemme apposta, avevo tutte le gemme, ce le ho. Adesso mi metto nella sfida del cuoco. Puoi provare a salvarle se vuoi, ma io sto morendo di fame. Perché mai un... evita che il tartarughe fischia il calderone. Perché mai un piccolo dovrebbe baciare il tartarughe? Comunque, sì, dobbiamo evitare che le tartarughe finiscano nel calderone e che invece vadino dritte in acqua. Devo tenere d'occhio il calderone, no! No, no! Devo tenere che calderone evitare che delle... Devo indirizzarle verso la piscina. No. Dentro, in acqua.
Oh, ce l'abbiamo fatta. E così hai salvato un po' di tartarughe, ma ce ne sono molte altre. Tieni, prendi questa sfera e vattene. Adesso ci riuscirò a fare anche la missione più difficile. Lo sai che difficoltà 2 stelle, eh? Andare, non è l'acqua giusta per andare a fare il bagno, no, se sono scemo queste tartarughe, oh. Ragazzi, ma non capite che quella non è, no, è andata dentro, ci provo. Raga, ma sono davvero sceme queste tartarughe, eh. Guarda. Una. C'hanno 10 data. In acqua! Il mio compito è indirizzarle in acqua. Comunque voi siete deficienti. Venite in acqua! No, no! Non nel pentolone, non nel pentolone, non nel pentolone, porca vacca! Raga, se sono deficienti, oh! Sono finite, spero. Sono... No, non ci andare. No. Raga, ma perché vi interessa così tanto andare nell'acqua bollente? Non è una sauna, vi cuoce, porca vacca. Una è andata dentro intanto in acqua. No, è andata dentro una. Porca vacca, raga, se è difficile. Dentro. Ah, devo prendere le incornate. E ditelo subito che devo prendere le incornate. Adesso è più facile prendere le incornate. Se me lo dicevano prima che bisogna andare a prendere incornati, io non ci arrivavo da quanto sono scema. Vai a fare un bagnetto in piscina, non nel pentolone. Lo dicevate prima, per me è un incubo questo, la prima volta che l'ho fatto. Oh, adesso è facile. Oh. Accidenti! Hai salvato tutte le tartarughe.
rughe. Tieni, prendi questa. Volevo usarla per comprare delle patate, ma ora non mi serve più. Olè. E anche lo chef, oh mio Dio, come ho parlato questo in italiano, scusatemi, e lo chef l'abbiamo battuto. Il livello l'abbiamo completato al 100% ed è il momento di andare alle colline frattura a fare l'ultima sfida della squadra che ci rimane per completare al 100% il livello. Bisogna imparare tre testate per fare quell'ultima sfida. Finalmente adesso sappiamo andare testate, quindi è il momento di dare quella una bella lezione ai terraformisti. Che tutte le volte che dico questo nome viene in mente il nome terrapiattisti, ma non sono terrapiattisti, sono terraformisti, quelli che modificano la terra, quelli che controllano la terra, sono dei golem di pietra, quindi poi. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, quella è la terraformista, per chi l'ha visto gli scorsi episodi. Adesso, come al solito, missione di Hunter è una missione tutta la sfida della sfera che ci rimane qui perché tutte le gemme le abbiamo trovate è quella di raggiungere prima di tutto per raggiungere altre primo secondo penso che consista nel far fuori terraformista testate, vediamo se da testate funziona. No, non funziona un cazzo, va bene. Come faremo fuori terraformisti? Boh, adesso andiamo da Hunter e lo scopriamo. Terraformisti si fanno fuori solitamente spingendoli nella lava. Tirare testate non funziona a quanto pare. Dato qui. Andiamo avanti qui col livello che dobbiamo. Qui dobbiamo rifare da tutta la fola. Qui li ignoro gli alberi e i cespugli che poi dono vita. Quattro. Vabbè, ho saltato un... No, ma che schifo, ma ho mangiato, maledizione. Vabbè, non li ho salvati tutti, ma vabbè, questa qua non ci serve per arrivare alla sfida che dobbiamo fare. Penso. È rimasto solo un satiro, vabbè. Oh, qui c'è la sfida di Hunter. Hunter! Aspettami qui, mi ha detto. No, dobbiamo rifare la filomena dell'alchimista qui, che palle, vai. Sì, ti scorto. Vai di qua, giusto? Sì. Vado lì che... Va all'indietro, non vale così sia un alchimista, però... Oh, ok, adesso abbiamo rifatto la folla dell'ascoltarlo da Hunter. Ok, qui ci sono stati per favore, grazie. Oh, i miei piedi stanno meglio. Ti occuperesti di questa cosa per me?
Vabbè, l'avevamo già vinta. Mi dareste una mano a togliere di mezzo questi ostinati plasmatori terrestri? Sì. D'accordo. Quando colpisco un plasmatore terrestre con una freccia, dagli una testata prima che si rialzi. Ricorda, per dare una testata devi saltare e poi premere azione. Ah, ecco come facciamo fuori. Tu li stai a dire lì, ammazzo. Prendi la testata e terraformisti dopo che Ante li aveva colpiti. 4 di difficoltà. Su 5, 4 stelle su 5. Veloce. Pam! Vai Ante, che con l'arco proprio lui è un classico Ante armato di arco. Donna, sono delle frecce elettriche, quanto sei forte. Ti seguo, Ante. Che fighe le frecce elettriche. Ecco come li facciamo fuori i terraformisti in questa zona. Siamo una grande squadra. Tieni, vai, volevo darla all'alchimista, ma al momento sono piuttosto irritato con lui. Oh, che bello, che bello. Ecco come ci facciamo fuori. Che fighe comunque le frecce elettriche. Ok, abbiamo raccolto tutte le sfere. Livello completato al 100%. Perfetto, ci manca solo un livello per completare al 100% tutto, anche le, tutte anche le pianure d'autunno, che è Oasi Ombrosa. C'erano ancora alcune gemme da trovare e un'ultima sfida della sfera, che per farla bisognava andare sull'acido tossico e salvare alcuni amici degli ippopotami, penso che erano stati petrificati, penso, attestati. Comunque sia, bisogna andare sull'acqua comunque, sull'acqua tossica. Allora, quindi adesso ovviamente però per sbloccare quell'arco dovremo far fuori tonde amici e dovremo anche rifare tutto il ripetere il livello da questo punto di vista. Sì, lo so. Non salto quello che dice, così. Sì, sì, gustatela, gustatela, ci viaggia qua, ecco. Vai, amico grasso! Ma come mi ha preso? Pavoni! Quando faccio sto riflesso dei pavoni, ho già detto che sento tipo le boiche che mi si ottusano, cioè mi si tappano tipo. Vai, degustati questa ciliegia. Non fai neanche il tempo ad alzarsi che sta già in bocca. Proprio ghiotti sti ippopotami. Volevo colpirlo dal dito, ma non ce l'ho fatta. Ma vai te intanto, ti seguo io. Ok. Cioè, ti bloccava la strada proprio quel tizio lì, quella. Sti adioncoli. Volevi colpirmi, eh? Aia! Sono fatta male come? Adesso qui armati di questa cosa, fatta di quell'acido tossico, penso. Poi diamo anche l'ultimo albero.
Madonna, che saltone. Oh, siamo arrivati alla fine. Grazie, però. Beh. Il talismano, vabbè, ci dia, hai già ottenuto questo talismano, sì. Ok. Adesso andiamo qui dove c'è. Oh, abbiamo già attivato il l'arco, fantastico. I miei 8 fratelli sono stati intrappolati nella roccia e affonderanno se non li liberi. Prendi a testate le rocce saltando e poi premendo azione. Seguimi. Devo salvare i popotami. E ricorda, salta e poi premi azione per dare una testata. Sei grande e libera dalla roccia sui paretti, va bene. No, l'avevo visto dove. Seguimi. No, l'avevo visto dove è stato fuori l'ultimo. Cinque. Sei. 7 e 8. Ah, non è andati molto lontano. Grazie per averci liberati. Posso darti solo questa cosa che ho trovato. Almeno non è una pietra. Adesso qui dobbiamo cercare le gemme che sicuramente ci sono. Tutte le sue raccolte, grazie. No, allora scommetto che le ultime gemme sono queste. Vai così. Livello completato al 100%. Perfetto ragazzi, siamo 27 minuti. Io direi che possiamo. Che bello, abbiamo completato tutto al 100%. Eccezione di tutto il livello, perché ci mancano. Allora, perché nella tutta il livello ci sono le ultime 7 gemme oltre la porta del boss finale, quindi oltre la porta prima del boss finale. Quindi ragazzi, adesso devo completare quindi anche a tutto di Venere, credo finalmente all'area di Ripto. E ovviamente siccome siamo a 7 minuti e penso io, spero di non morire al boss finale, però sicuramente forse probabilmente scleremo un pochettino, adesso fermiamo l'episodio e che il prossimo sarà dedicato al boss finale e alle spiagge del drago, che penso corrisponda al livello bonus del cavo del primo spaio.